Ciao ragazzi, oggi io e Marco insieme al Pink Fluffy Unicorn non saremo soli, ma siamo insieme a Mauro, Matteo e Giulia alla SNIA di Varedo, un tempo fiore all'occhiello del paese, ma ora in totale stato di abbandono. Quindi divertitevi con noi a esplorare questa immensa area. Stiamo entrando dentro, all'interno dell'edificio, di uno degli edifici, perché è immenso questo posto. È stato costruito nel 1924 con il nome di Società Seta Artificiale Varedo, e producevano appunto filati artificiali di cellulosa rigenerata. Intanto qui c'è da stare attenti perché già ci sono lastre di amianto. Oddio, quello è fibra di vetro, però con dentro fibra di amianto anche. Però è sempre meglio stare, lasciarle perdere, non camminarci sopra. Nel 1927 questa ditta, la Società Seta di Varedo, è stata acquisita dalla SNIA di Torino, che era una società navigazione italo-argentina, che si occupava anche di produrre materiali vari, tra i quali fibre sintetiche, e quindi ha acquisito questo posto. Nel 1933 la ditta è stata proprio incorporata dalla SNIA, che l'ha demolita totalmente e l'ha ricostruita e ampliata per adeguarla alla produzione che ci doveva essere, e hanno iniziato a produrre rayon, viscosa e lo SNIA fiocco, che era un cotone artificiale voluto dal regime fascista, perché non si poteva importare cotone dall'estero, e allora proprio qui veniva prodotto questo SNIA fiocco, che era cotone artificiale. Dopo la seconda guerra mondiale, è stato il periodo di maggior lavoro per questa ditta, che appunto dava, come avevo detto prima, dava lavoro fino a 6.000 operai. Però per la crisi del petrolio, la concorrenza di ditte straniere e per le leggi sull'ambiente, nel 1982 la produzione di viscosa è stata terminata, interrotta totalmente. Però quella del nylon è andata avanti fino al 2003, quando è stata chiusa definitivamente la ditta. Questo posto, con i suoi 430.000 metri quadrati, è immenso, è stato ceduto nel 2008 per 43 milioni di euro a tre ditte che l'hanno acquisito, però non hanno fatto più niente. È stato comprato in varie parti, hanno iniziato a fare bonifiche. Sono stati spesi fino adesso circa 20 milioni di euro per fare le bonifiche, ma come vedete è tutto distrutto. Bonifiche sì, magari avranno portato via un po' di amianto, qualcosa del genere, ma poco altro. Non hanno, anche perché qui da recuperare c'è poco. Sta venendo giù davvero tutto. E comunque questo qui immenso che abbiamo visto fino adesso è solo prima che pallone, perché immenso, centinaia di metri di larghezza per centinaia di metri. Stiamo visitando la parte sud, vero Marco? Sì, questa è la parte sud, che è quella dove veniva prodotto il nylon. Invece la parte nord, guardate, è dove producevano la viscosa. Qui ci doveva essere un montacarichi sicuro.
ora diventato deposito per la spazzatura. Però era enorme questo montacarichi. Montacarichi che portava, vediamo se c'è un modo di salire di sopra. Ci dovrebbe essere un piano. Ho visto l'ascensore. C'erano le scale fuori, mi sa, Marco. Sì, c'erano le scale indietro. Torniamo indietro. Sì. Più cosa c'è? Non è sempre vuota così. Niente. Che... Certo che... Qui, il posto è abbandonato senza manutenzione, qualcosa viene giù, ma essere lasciato così qui, insomma, proprio avanti, è stato lasciato in tre bagno proprio. Qui ci sono stanze abbandonate con buchi dove si entra dentro e c'è il pericolo di cadere di sotto. Questo deve essere un altro montacarichi. Può essere. Sì, 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 ci sono. Che è stato chiuso. Sì, sia di qua che di là, tutto dirottato. Usciamo e abbiamo trovato le scale. Per salire. Esatto. Saliamo e andiamo al piano di sopra. I capelli sono tutti, no? Ok, le scale un po' limpide. Non è ideale per un lavoratore che magari doveva camminarci sopra. Con dei pesi in mano. Sì, gradini molto alti, tra l'altro. Eccoci. Con delle fibre. Qui c'è il pavimento che è una vetreria, tutto distrutto. Ma dentro non è da meno. Dentro hanno proprio spaccato. Hanno anche rotto un muro che qua. Entriamo dentro. Eccoci. Qua l'altra parte del montacarichi. Sì, era questo il montacarichi. Sì, sì. E qui siamo al piano di sopra. Sì. Ok. Capannone immenso, tutti i capannoni immensi, che buio addirittura. Qua ci sono ancora delle bobine di filo. Sì. Sì, bobine di filo ormai consumatissima. E tutti questi cosi gialli che sono, sembrano tanto guaine e fili elettrici ormai marce. E infatti qui tutte le lampade sono state portate via da, indovinate chi? Dai ladri di rame o fili. Ma che brava! Come hai fatto a indovinare? Ormai questo scenario si ripete in ogni luogo abbandonato che visitiamo. Allora, si prosegue. Gigante sto posto. Talmente grosso che non si riesce neanche a illuminare. Esatto. Entrante, portati via. Ok. Thank you.
qua un'uscita di sicurezza che però adesso ti porta verso la caduta. Un'uscita di sicurezza? Eh sì, vedi che c'è il portellone, però sì, con anche giù. Maniglia antipanico. Ci devono essere delle scale qui probabilmente. Che adesso? Bye bye scale. Bella che non è più tanto di sicurezza adesso. Qua muri sfondati dai vandali. Non usare l'ascensore in caso di incendio. Sì, davvero, a parte che sono muri di cartongesso proprio semplici semplici, però i vandali proprio bomboli idranti. Qua dietro c'è anche un cartello. No, non viene lì. Aspetta, adesso vediamo. Eccolo qui. Stabilimento Varedo, abumaglieria. Stoccaggio avanzi di lavorazione. Qua c'è un altro. Deposito carrelli contenenti COPS. I muri completamente sfondati, Marco. Sì, qui proprio si sono dati da fare col vandalismo. Allora, qui ci sono i bagni e la il WC è... Ascolta Marco, evento, il WC e il lavandino sono ancora integri. Sì, abbastanza miracoloso. Non li hanno portati via i lavandini. Sì, ma di qua c'era questo lavatoio, lavandino comune, tutto distrutto, gli specchi non esistono più, portati via. Qua ci sono altri bagni con le turche. Sì, ma ormai tutto distrutto, anche i muri, notare l'umidità. Esatto. Oltre a vandalismi c'è anche il lumido proprio che sta facendo marcire tutto. Ok, usciamo. Qua qualcuno ha piccato fuoco. E qui è tutto altro materiale. Altri bagni. Però più rovinati rispetto a... Qua c'è ancora il cartello che invita appunto a chiudere il rubinetto dell'acqua calda dopo l'utilizzo, ma adesso non si potrà fare più. Sembra una cosa da film dell'orrore questa. Ah, che roba! Sì, muro completamente rosso. Ma e cosa sono questi? Questi per terra sono probabilmente i rocchetti, l'anima dei rocchetti dove ci avvolgivano attorno. Sono ancora nuovi di zecca. Sì, 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 sì. Ancora nei loro sacchi. Ma questa stanza qui così dentro. Wow! È rossa. Vediamo cosa... cosa c'è dentro, vediamo. Entro dall'altra parte, vediamo subito. Qua c'è qualcosa. Occhio che qui c'è anche un rubinetto tirato via. Ed entriamo. Vieni, aspetta che ho la torcia, ti faccio vedere. È una ventola gigante. Entriamo. C'è una ventola enorme. Illuminiamo bene qua e qui ci sono altri entriamo di là. Cosa c'è, Marco? I resti, l'altra parte della turbina. Ah, la va ventolona. Bene, questa qui deve essere una ventola che serviva a... E qui siamo dall'altra parte. Qua è completamente buio, siamo dall'altra parte della ventola, della turbina, e qui non c'è assolutamente niente. Cioè,
I muri sono completamente neri e si fatica a illuminare. E qua invece cumulo di macerie. Raggiungo gli altri. Qui ancora bobine, ancora incartate. Un cumulo di spazzatura. Raggiungiamo Marco. Qui c'è una grata. Sì, no, è una scala che porta di sotto, ma c'è solo uno stanzino vuoto, che probabilmente ci devono essere dei pannelli. Infatti di là c'è un corridoietto che va avanti, dietro, eccolo là in fondo, e rappresenta tutto il controllo di questa turbina. Questa è ancora... immensa. Sì. Allora, la turbina, visto che c'è il radiatore, che è la turbina che conviene di scaricare tutto questo posto. Occhio ai tombini, perché appunto sono stati portati via, e quindi ci sono le voragini. Qui è molto pericoloso questo tubo. È in bilico? Sì, in tubo lì in bilico, così te non so come fa tenere. In effetti. Nel dubbio me ne vado. Qua. Altri tombini. Occhio ai tombini qua. E qui altre scale anche. Oh, vogliamo salire? Sì. Noi siamo addetti. Chi se ne... siamo addetti all'esplorazione urbana. Salario aprile 2004, gennaio 2005. 33 decorrenze, importi degli aumenti. I salari dei dipendenti. Prove di sindacati. Poi c'è un'altra aspe. Sì, di qui va avanti, il posto è immenso. Corridoi chilometrici. Ma intanto, già che siamo qua... saliamo? Sì. Le scale di questo giro sono un po' meno ripide. E siamo al secondo piano. Stanzioni sfondati, sfondati. Wow, qui. Questo doveva essere il corridoio di servizio. Infatti ci sono botole gratte per salire e scendere, qui dove eravamo di sotto prima. E questo corridoio di servizio, che cosa lunga! Con queste gratte appoggiate al muro. È un po' strana. E poi tutti i mattoni sfondati. Secondo me era un muro che è stato buttato giù, perché guarda anche il soffitto. Sì, no, quello è il soffitto che è stato tirato giù. E tanti dei mattoni sono appunto questi pezzi di muro qua. Qua una scala che chissà dove portava. Mandiamo. Oh, c'è il tetto? Sì, siamo sul tetto qua. Oh. E allora saliamo. Siamo saliti sul tetto e... a quanto vedo ci sono dei vandali indicati da Marco
che stanno appunto facendo dei danni e hanno su della musica, quindi ho dovuto togliere l'audio e mettere il voice over per questioni di copyright. La guaina del petto è totalmente gelata, qualcuno ha bevuto perché ci sono diverse lattine di birra abbandonate. E qua si vede una ciminiera e poi alle mie spalle, che adesso, ecco, tanto ve la zoom, alle mie spalle ce n'è un'altra e le due sovrastano appunto Varedo. Qui ci sono comignoli, voragini. Dove molti e alcuni di questi sono stati anche portati via. Un'altra voragine alla quale è meglio non avvicinarsi troppo. E poi di là in fondo c'è un'altra porta, vediamo dove ci conduce. Siamo sempre sul tetto e qua davanti a me c'è un tetto, lo scheletro di un tetto con tutti i vetri rotti, e qui c'è un'altra voragine, però allora provo a vedere. E c'è un, però non mi avvicino troppo perché il rivestimento è un po' ghiacciato e non vorrei cadere di sotto. E questo è appunto il tetto della mia. E là c'è, là davanti a me c'è appunto l'altra ala. Ormai c'è anche il divisorio degli alberi. Siamo dall'altra parte, dall'altra ala del tetto. E però sì, qui si scende, Marco. Qui c'è anche un muro che è stato sfondato. Beh, alla fine dovremmo tornare giù dove eravamo prima, no? Sì, le scale sono bruttine, però direi che tengono. Anche quelle di prima non è che fossero. Sì, però c'è proprio lo spazietto e stiamo un po' attenti a scendere. No, vedo anche qua che sopra, nonostante la copertura, per infiltrazioni, fra un po' questo tetto viene giù. Ormai questa fabbrica è stata lasciata a sé. 20 milioni di bonifica più 40 quanto erano per l'acquisto, ma 43 milioni di euro. Mi sa che sono soldi spesi male. Mi sa che qui ormai. Qui, ecco, qui è da dove si torna al piano di sotto dove eravamo prima, sì. Penso. Andiamo a vedere. No, mi si sente. Qui c'è un cassone. Il controllo non si sa mai cosa. Un cassone di legno tutto marcio. È la cassa di lasso. Non c'è assolutamente dentro nulla di interessante. C'è solo legno totalmente marcio. Vediamo oltre il muro cosa c'è. Travi di legno, nulla di che. E qua un altro cassone come quello di prima. E adesso scendiamo giù. È un labirinto questa ditta. Sì, è davvero un labirinto, sopra, sotto, destra, sinistra. Qui dovremmo ritornare dove eravamo prima, in teoria. Però non si scende di più, sì. C'è una porta di qua, vediamo dove. Con tutte guaine smembrate. Già le vedo dall'alto. Ciao, no, non si scende. Perché qui ci deve essere una scala. Porca miseria. Ma la scala non esiste più.
Sì. E quindi dobbiamo ritornare di sopra e scendere dall'altra parte, da dove siamo saliti prima. No, non si scende, tornate su, ragazzi. Di qua non si scende proprio. Sì. Opa. Siamo riscesi e qui ci sono appunto armadi e suppellettili. Penso che sono stati spogliatoi. Sì. Sì, spogliatoi con docce perché c'è anche il lavatoio qua. E questo era un calorifero. Sì, questo sì. Questi. Qui i soliti buchi che portano di sotto. Qua ci sarà stata docce. No, no. Mi devo vedere. Oh, una scala che riporta sul tetto. No, si è appena uscito al tetto. No, c'è un altro. Fatto una craniata e qua i muri colorati di rosso. E qua Marco ha portato via, mi sa, le scale. C'è un'altra voragine. Yeah. Ci furono scale qua. Furono. Può rimanere qua. E qui una stanza completamente vuota. Non c'è assolutamente niente. Siamo tornati al piano di sotto e adesso stiamo attraversando Ministar, che è l'ultima ditta che ha chiuso. Dal 2000, infatti. Quella che ha chiuso nel 2003, che è l'ultima che produceva nylon, perché questo in effetti dove siamo adesso è la parte dove veniva prodotto il nylon. E quindi qua sono gli uffici con tutti i raccoglitori. Adesso vi accendo la luce, eccola qua. Incrementi in euro per trattamento contrattuale, settore chimico e chimico farmaceutico, settore fibre, stazione giornaliera, macchine funzionanti, macchine ferme, tutti i piani di lavoro, i piani... Wow, qui tenendo tanti documenti. E altrettanto in questa stanza. Un'altra stanza. Si entra e si entra da di là. Andiamo a vedere. Qua un mobile ormai è andato. Cioè, basta sentire tutti questi buchi che portano i soldi. Qui dovrebbero essere delle condutture, tubazioni. Sì. Sì, perché tutti i tubini di metallo. Rientriamo e qua altri uffici, quindi con altre suppellettili. Ci sono addirittura timbri. E qua il mobiletto con tutti appunto fogli archiviati. E qui c'è anche un armadietto per il pronto soccorso. Siamo riscesi giù. Qua sono dei binari. E faccio il giro. Anche qui la natura sta cominciando a fare da padrona. E poi vi faccio vedere, guardate che bel murales, proprio è un treno con a sua volta dei murales, treno bellissimo. Complimenti al writer.
E quindi qua c'è davvero ben poco. E qui ci sono altre bobine abbandonate. Ecco qua. Siamo in un'altra ala della SNIA, ma non c'è assolutamente niente. Il vuoto più totale. Sì, il vuoto più totale, ormai lì. Qua mi sa che hanno murato delle porte. Sì, in fondo. In fondo alla stanza. Porte murate. Attenzione, non sussare in prossimità del catastrofe durante l'operazione di movimentazione dei materiali. Vuol dire che questo deve essere un magazzino. C'erano le cataste di materiale. L'altra bobina. Sì, un'altra bobina con su ancora il filo. Sottilissimo. Questo era proprio quello che veniva prodotto qua dentro. Un'altra bobina lì. E un'altra ancora di là. Sì, le altre se le sono portate via. Questo era il magazzino di posto. Magari di fuori qua si riesce ad andare oltre dove. Vieni Marco, lì c'è, c'è meno robe forse di là. Mi piacciono i robe. Oh. Passo tranquillamente di qua. Sì, eccoci. In più l'area di dottor Vogliano. Voilà. E qua. Infatti di là c'è un altro stampo. Qui c'è questo che in mezzo a tutta la struttura, attenzione, area video sorvegliata, e sembra una cosa più nuova, un capanno. Ah, probabilmente degli operai, quelli che stanno facendo la bonifica. Oi boh, sai che bonifica. E questo è il capanno degli attrezzi, il capanno degli operai. Qui ci sono altre stanze. Ma pare che non ci sia. No. Siamo dove? No, è un'altra stanza questa, sì? Sì, entra, sì, 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 entra. Entriamo. Ma qua troviamo una coperta, quindi sicuramente qua qualcuno ha bivaccato. Sì, qui. Un bivacco. Come in tutti questi posti qualcuno che ci dorme c'è sempre. Certo che dormire in queste condizioni non deve essere il massimo del divertimento. Questo è una delle porte che sono state murate che vedevamo dall'altra parte. E di qua ci dovrebbe essere. Oh, vedo degli. Sì, ancora armadietti. Vediamo cosa c'è dentro. Sì. Allora, qua mobili, c'è anche un evidenziatore, vediamo se va. Mobili, una scrivania. Non si apre neanche. Ormai vecchio come sa, sarà più gelato. No, si apre ma. No, funziona ancora. Bravo. Funziona ancora. Dopo non essere più stato usato. Qui. Una cabina di controllo con dentro dei comandi per movimentare la merce, appunto. È obbligatorio usare gli indumenti protettivi. Sì, probabilmente questa era una cabina di controllo. E infatti lì vedo che ci sono appese delle corde che pendono giù. Sì. Probabilmente questa era una cabina di controllo per la movimentazione della merce. Qua segno di bivacco perché ci sono anche delle pentole. Oh, quello che resta degli uffici. E qui. Quello che resta di un'antica macchina da scrivere elettrica Olivetti 111. Questo è anche un pezzo di modernariato.
Peccato che sia stata lasciata qui in balia del tempo. Qua ancora archivi, faldoni, documenti del 98-2000. Questa probabilmente dovrà essere una segreteria, un ufficio sicuro. Si frega di utilizzare lo sportello. Ma va? Entriamo. Sì, io avrei un attimo della spazzatura. Io non so che divertimento c'è. Però c'è il sentimento a fare questi danni. Probabilmente lì ci sono i bagni, Marco. Dove? Davanti a te. Qua. Vediamo. Sì, infatti. Un bagnetto, naturalmente, lavandino. Portato via. E là. E là, qua c'era una trucca. Ricoperta da spazzatura. C'ha lo sciacquone di giù. Buona. Ci conviene uscire, sì, allora. Sì, perché questo è uno schifo. A destra è l'area sud e quella là invece è l'area nord, dove producevano la viscosa, il rayon viscosa e come si chiamava, lo gnafiocco. Sì, il cotone sintetico. Ecco, l'area nord è divisa dall'area anche, sud. C'è anche la strada in mezzo, dove correvano i mezzi. Quello là in fondo era l'ingresso, sarebbe l'ingresso vero e proprio, che però ormai è sigillato e chiuso. Questa qui è la parte a sud. Sì. E a nord vedo che è tutto ripintato. Poi boh, non è che ci voglia troppo passare, magari più avanti c'è qualche buco. Però ho visto qualcuno dentro prima. Sì, perché qua, nella parte nord ci dovrebbe essere l'asilo che era stato costruito per i figli dei dipendenti, che adesso è occupato da gente che si è fatta pure allacciamenti abusivi. Sì. E siccome questa è proprietà privata, i carabinieri o le forze dell'ordine, anche se sono avvisati di queste cose, però non possono intervenire se la denuncia non viene dai diretti proprietari. E quindi quelli qui, quanti sono, messi qui abusivi. Vediamo di fare un giro almeno nel primo capannone qua. E qua si può entrare, sì. Ah, poi dimenticavo, a Cesano Maderno c'è ancora il villaggio Snia, tuttora abitato, che è stato adibito apposta per ospitare i dipendenti che lavoravano appunto per questa fabbrica. Sì, Cesano Maderno è proprio qui vicino. È qua vicino. E vediamo che c'è gente dentro. E io mi allontano. Ah, beh. Okay. Allontaniamoci perché non mi sembra una bella faccia. Questo è il primo capannone. Sì, questo è il primo capannone. Qui ci sono ancora pezzi di macchinario. Pezzi di struttura. Ah, con le scale in mezzo, questi sì, probabilmente erano per fare impalcature per salire in alto, sicuramente. Lì vediamo che ci sono anche dei panni stesi. Qui probabilmente ci sono fatti la casa all'interno. Esatto. Esatto, quindi si sente anche l'odore di legna bruciata, qualcuno che si sta scaldando. Avete visto nella parte nord è impossibile entrare perché è abitata, anche se non dovrebbe. Ci hanno guardato male, quindi abbiamo preferito uscire per evitare discussioni. Qua è il cortile dove eravamo prima, là in alto. Prima eravamo sul tetto, esattamente lì di sopra. Sì. Là. Beh, visitiamo allora la restante parte dell'area sud, visto che nell'area nord ci hanno velatamente cacciato. Velatamente. Hanno fulminato con lo sguardo. Gli abbiamo detto addirittura scusi e non ha neanche risposto. Ci ha proprio guardato malissimo. Esatto, quindi sì,
Lì, non so se avete fatto caso, all'interno si sono costruiti proprio teloni fatti ma bene. Ma loro non vengono di qua? Cioè, non possiamo... Loro abitano lì, quella è casa loro. E quindi qua in teoria noi siamo a posto. Sì. È lì che non possiamo entrare. Lì nella parte nord, che è quella dove facevano la viscosa e altre robe, di cui facevano il nylon. E di lì se ne sono impossessati. Sarà più comodo. Più ben tenuta l'area. Sì, anche perché di qua è proprio uno schifo ormai. Beh, andiamo più avanti allora. Qui sono tutte le solite guaine da dove hanno fregato il rame. Sono dentro i mega cavi elettrici. E anche qui c'è la porta per entrare. Perché hanno tirato giù tutta la parete? Che senso ha questa cosa? Sono le porte per entrare nei vari locali, però pare che tirate giù. Però comunque nella stanza non c'è dentro niente. Fabbricando materie plastiche per fumare il mazzo. E qua c'è un altro stanzone, ma non c'è assolutamente dentro niente se non mattoni e spazzatura, quindi. Qui c'è una confezione nuova di anelli di cartone e qua l'altra ala sud della SNIA. E facciamo il giretto, però qui non c'è assolutamente niente. Passando in mezzo a rovi, che stavo anche cadendo, stiamo attraversando appunto un corridoio che ormai sta per essere mangiato dalla natura e siamo entrati in uno stanzone con dei murales immensi. Stiamo continuando la visita, queste sono delle fornaci ormai sfondate per la plastica appunto. Erano proprio delle fornaci? Sì, ormai inesistenti. Entriamo dentro, qua. E di qua ce ne erano altre. Yes. Ormai buttate giù. E qui anche... E anche qua la natura ormai funzionavano a 3500 volt. In cui si scorta l'aria centrifuga. Sì, questo era proprio dove scaldavano il materiale. Sono entrata in un'altra stanza e... Marco, qui cosa c'è? Quindi condutture e basta. Sì, non sono in casa.
E adesso dovremmo uscire, ma per uscire da che parte è? Presumo così. Di là, dritti. Andiamo dritti, vediamo. Perché sì, se quello alle nostre spalle è l'edificio nord, noi dobbiamo andare verso sud, da dove siamo entrati prima. Qui è impressionante, qui è proprio la foresta. Ok, e qua allora usciamo, quindi prendiamo le scale prese all'inizio e andiamo via da qua. Bene ragazzi, allora oggi abbiamo finito la prima parte dell'esplorazione di questa fabbrica immensa, perché non siamo riusciti a visitarla tutta vista la sua enorme dimensione, quindi io, Marco, Mauro, Matteo e Giulia e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo e arrivederci alla prossima esplorazione.